16, ecco qua il 18, 15 e 15. Questo è un bel 18. In teoria partono i piccoli. Ha pure la strettoia qua. Ok, sì, ti stai riferendo a Ewin. Allora, qui in diagonale non mi sembra che ci sia nessuno. Però qua bisogna tirare giù la forza, questi due. Va. Disposizione un po' del cazzo. Che strano, eh? Allora, questi qui serve una roba così. 13, 10. Cioè, lasciare i Varl un passo avanti. Oppure metterle tutti di là, magari. Questi si incastrano tra di loro e intanto ci facciamo questi. Non saprei. Invece che affrontare subito quelli tosti, forse è meglio metterli di là. Mettere di qua, lavorarci prima questi. Questi si rimangono un po' incastrati con gli arcieri. Cercare di tirargli addosso quanta più roba possibile. Mi sembra anche abbastanza sensato. Questo è un 15. Quindi stiamo più sul versante dell'11. Lui si trova qua. Questa qua, che dite? Questo lo porto qua, ma avanzerà, è l'ultimo ad avanzare. Bisogna fargli proteggere subito questi, questa, boh, andare dietro magari, nel momento in cui... nel momento in cui facciamo avanzare Ivar per chiudere qua magari. Sì, questo sì che è difficile da tirare giù, però... però, ripeto, mi piacerebbe vedere se riusciamo a trovare una situazione in cui si incastrano questi due. Questo è già un po' di meno. Però questo potrebbe rincastrarsi, restare, come dire, in seconda linea, e in seconda linea noi allora poi li attacchiamo. Questo ha tanta armatura, ma non ha forza. Quindi sarebbe una roba tipo, attaccano questi, questo dà di nuovo volontà qua, o magari avanza di una casella e dà volontà. Però forse è meglio mettere il contrario. Boh, proviamo. Sì, infatti, possiamo anche... cioè, una volta che noi lo depotenziamo, lui sta in mezzo alle palle, praticamente. Proviamo, dai. Vediamo, poi dopo non... allora. Quindi qua comunque tiriamogli giù qualcosina, intanto. Subito questo, e che ci ha messo nei pasticci, perché se non può avanzare Ivar.
ecco cane, questo prossimo è quello là che è un po' distante, poi c'è questo che questo potrebbe andare su Alet. Vabbè, depotenziamo questo. Questo avanziamo un attimo, come dicevamo. Oppure gli diamo una tonata da 4, vedo che gli dà già 4. Allora, se lo portiamo qua riusciamo ancora a dare qualcosa a lui. Se lo portiamo qua, se no attacchiamo subito questo. No, portiamolo. Che dite ragazzi? Facciamo attaccare questo? Facciamo così. No, ho sbagliato. L'ho visto dopo. Dovevano portarlo sul costo. Dovevano farglielo fare al riparatore. Vabbè, però aspetta un attimo che magari. Togliamogli un po' di armatura. Ok, qua gli fa un bel 8. Anzi, facciamo un bel lago e fine. No. Andiamo con la forza, va. Il problema è la lette che è troppo esposta. Questo potrebbe non passare, però nel momento questo va indietro. Lo spingiamo via. Questo avanza, ma questo si sposta, e questo è il problema. Nel momento che questo avanza, qua si crea un varco. Tiriamo giù l'armatura un attimo. Questo è il Mister 18. Tocca quando a Mister 18? Eccolo qua. Dunque 13, 10. Tiriamo su un attimo l'armatura. Oh,
come sta andando. Sono abbastanza lento perché non è facile questa situazione. Perché si è messo lì quello scemo? 3, 6, 2. È questo qua che mi fa paura. 15. Tiriamo giù a questo. Allora, depotenziamo un po' questo. Questo lo uccide. Che facciamo? Uccidiamo questo o tiriamo giù a questo? Aumentiamo i turni anche di questo dopo. Anzi, facciamo così. Non si sa perché sono andati là. Questo muore, questo muore, questo 2. Ok. Togliamo un po' di forza questo. È venuto su di noi. Era un dubbio che avevo. Sembra che faccia funzione un sistema di aggro, sembra, più o meno. Quindi noi li abbiamo attaccato, questo è venuto da noi. Magari non ci cagava neanche. Puttana. Cristo santo. Questo qui è una merda. È andato questo. Anche spostarlo più indietro mi sa che non cambia un accidente, no? No, ma Letta è rimasta incastrata sin dall'inizio, eh. Si è ritrovata incastrata sin dall'inizio nei primi spostamenti, perché si era spostato uno dei piccoli e quindi ha impedito a Iver di fare il passo in avanti che io volevo che facesse, ma non sapevo che toccava prima lui, eh. E questo è il fatto. Anche se lo portiamo là indietro. Adesso 13. Non so davvero cosa fare. Far la tempesta, ma cosa serve? Cento, ovviamente. Tiriamogli giù l'armatura, non so cos'altro. Codua. Troppa forza. Anche dargli l'armatura non serve a niente, lo uccide, punto e basta. 18, ma figurati. Questo è 7, questo è 5, 9, 12. Allora, diamo l'armatura. Ok, non credo che ci sia altro da fare. Torniamo qua. Diamogli. Qui la musica è un po' una lagna. Ok. Riusciamo a togliergli un 4 di danni.
E direi di sfruttarlo assolutamente. Tanto ce lo ammazza lo stesso, però almeno iniziamo a indebolirlo, che è quello che volevo fare sin dall'inizio. Alet, c'è un 10 qua, sempre 9 lì. Vabbè, diamogli sull'armatura. Mi piace questa cosa qua dell'armatura 5 2. E se spingiamo via tutti questi? Quello avanza quello da 10, però in effetti non ho valutato questa cosa. Allora, lui è morto. L'unica cosa che possiamo fargli fare ancora è togliere l'armatura. Addio, è stato un piacere. Se io do la scossa a questo, questo lo danno conseguenza. Niente, no, facciamo l'armatura a lui. 7. Dunque la metà più o meno è 3. E lui quanto ha di solito? Non mi ricordo. Proviamo così. Ok. Ce n'era ancora, quindi è 16 allora. Verrà addosso noi quello stronzo. Diamo ancora questo. Adesso arriva il mister 10. Continuiamo con questo. Andrà addosso a cosa tra poco. Per ora non ci stanno cagando questa. 9. Ecco il 10 qua che bisogna depotenziare un attimo. Ciao di nuovo Zack. No, deviato. Ok, allora. Depotenziamo questo. Ottimo. Questo è 9. E ripariamo a lui. Lasciamolo così, non abbiamo più tra l'altro cosa. Quello che arriva 2, ottimo. 5 7. Ok, depotenziamo questo stronzo. Vabbè, niente, qui sembra andiamo avanti a togliere l'armatura. Hai ragione, non ho neanche guardato quella cosa lì. Giusto.
Dunque, 6, 6. Ok. No, aspetta, questo ha 3. Togliamo questo. Ma Rook non è prima di lui di solito. Vabbè, dovrei guardare l'ordine là, in effetti, hai ragione. Perché sono soprattutto dall'idea che lui, Rook, di solito è prima di lui. Ma in qualunque caso gli stiamo facendo fare più turni, però vabbè. Potenziamo lui. Adesso direi che possiamo iniziare a sfoltirli, no? C'è ancora questo 6. 2, 2, 2, 4. Ammazziamo questo. Perché cambia l'ordine per il resto del combattimento, quindi. Giustamente. Stai perdendo perché non stai usando un personaggio se perdi a colpa di questo errore. Non stiamo perdendo, scusa. Cosa dici? 3, 1, 4. Non stiamo affatto perdendo. Adesso qua è quel momento in cui... Praticamente qua è tutta poi... da smaltire, basta. C'è ancora un 4 qua. Qui non mi ricordo poi tra l'altro chi ha bisogno di livellare o meno, ma è un'altra cosa che bisogna controllare, non lo faccio mai. Togliamo questo prima. Per cui questo qua magari viene qua. Ok, è venuto lui. Dai. No, avrei dovuto usare... Vabbè, vabbè. Non è un problema. Non mi sembra un problema. Ok. Niente, ormai è formalità. Più nessuno pericoloso, quindi no. Yos. Il problema lì, a parte questo qua di Krumiro, il problema lì è stato un po' Alet, ma per fortuna non l'han cagata. Proprio perché io, ripeto, ero già intenzionato a portare avanti di un attimo Ivar e farci passare dietro Alet, invece niente. Ok, 9 di fama. Purtroppo, vabbè, lui è andato. Ma ci vado sul 18. Perché poi tra l'altro oltretutto lui ti fa partire in un modo, ho visto che ultimamente i livelli lui ti fa partire in un modo ma poi ti apre i corridoi ai lati. Non era il caso qui, ma o forse sì, perché noi avevamo una strettoia là in fondo. Vabbè, benvenuti alla mia taverna, la taverna di Sigbjorn. Non mi aspettavo un Varl così a sud o così ubriaco, lo immagino. Ci sono persone rannicchiate negli angoli della taverna che vi guardano con inquietudine. Chi sono tutti questi? È la tua gente? No, no, sono amici. Hanno fatto questo posto. Non è veramente mio. Hai attirato i distruttori in una stanza piena di persone inermi? Cosa ti dice il cervello? Dai, ho salvato tutti qui dentro. Condividono qualche buona bevuta. La bevuta migliore. Aspetta, vi stavo salvando il culo. Ricordate quella parte? Se sapevi che venivi qui,
se sapevi che venivi qui avresti potuto dirmelo. Mi mandavamo un sms. Cosa facciamo con questo tizio? Quanto vino è rimasto? No, tutti qui sono imbevuti fra noi, non vorrei che poi ci togliesse tutti qui. Ma lui lo voglio. Quanto vino è rimasto? Magari ci mettiamo a festeggiare, eh? Proviamo. Paesane ti mostrano un'enorme pila di barili pieni di vino di qualità e ti aiutano a trasportarli fino alla carovana. Mi mancherà questo posto, bei ricordi. Se lo dice lui. Ok, con un po' d'aiuto raccogli le botti e torni alla carovana, seguito da Sigbjorn e dagli altri sopravvissuti. La carovana tiene a distanza il Varl turbolento mentre ti dirigi a Boesgard. Ok, stiamo andando lì, insomma. Vediamo che succede di nuovo. Blea, che ho fatto? Sigbjorn si risveglia in una pozza del suo stesso vomito. Perché sono circondato da persone piccole? Proprio non si ricordava, proprio era da sbronzo. Gli altri membri del clan lo hanno lasciato dormire per terra in coma etilico e stamattina ne sta pagando il prezzo. Metti delle guardie in vicinanza per ogni evenienza. Te ne vai e ti assicuro che non ti segua? Non mi piace. Facciamo i gentili, ma di solito lo prendiamo nel posteriore quando facciamo i gentili. Metti delle guardie nelle vicinanze. Gli uomini armati risultano essere completamente inutili. Val è così ammalato, che non prova nemmeno a muoversi per diverse ore. Vomita tutto quello che ha mangiato. In ogni caso aspetti abbastanza lungo da vederlo recuperare, ok. Idromele. Ottima la traduzione, insomma. Alla fine Sigbjorn viene da te. Non voglio entrare nei dettagli. Dovevo portare quelle botti da Reinvik fino a Boesgard. Ne ho bevute forse metà, per sbaglio. Il punto è, continua Sigbjorn, non dire a nessuno quello che è successo e io non dirò che hai preso il vino, d'accordo? Fidati di me. Accetti e tornate a viaggiare.